La notizia del giorno che mi appresto così contro le mie normali abitudini a commentare subito nella giornata stessa e non dopo giorni è purtroppo una notizia triste. L'incidente di una Tesla Model S ha causato due morti, nessuno era a posto di guida. È successo in Texas, l'auto si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco. Secondo le autorità il veicolo procedeva a forte velocità e nessuna delle due vittime era alla guida al momento dell'incidente. Cerco di commentare subito questa notizia perché ho già visto che anche i telegiornali e varie notizie, insomma, diciamo fuori dall'ambito social, questa notizia è già cominciata a girare perché chiaramente poi la macchina del fango che dà sempre addosso a Tesla è sempre pronta e quindi su una notizia di questo tipo ci si butta a pesce, chiaramente. Allora, due persone sono morte in Texas a bordo di una Tesla Model S che si è schiantata contro un albero e poi ha preso fuoco. Secondo le autorità, al momento dell'incidente, nessuna delle due persone si trovava sul sedile di guida. Probabilmente non c'era nessuna guida. L'incidente è avvenuto alle 23 circa, ora locale, cittadina di Spring, in Texas, nei pressi di Houston. La Model S ha preso fuoco dopo aver colpito frontalmente un albero. Le due persone a bordo sono morte. Le autorità della contea di Harris hanno riferito che nessuna delle due persone stava guidando. Una occupava il sedile frontale del passeggero e l'altra era sul divano posteriore. Secondo gli agenti, l'auto stava viaggiando ad alta velocità quando non è riuscita a compiere una curva. Ha oltrepassato la carreggiata, ha viaggiato sull'erba, si è scontrata contro l'albero prendendo fuoco. A causa della presenza delle batterie della Tesla che continuavano ad alimentare l'incendio, per estinguere il fuoco sono stati necessari 120.000 litri d'acqua. In un altro articolo ho letto che erano 15.000, qua 120.000, anche qua non si capisce. Comunque, sicuramente ne sono serviti tanti. Poi dirò una cosa anche su questa cosa qui. Gli agenti della contea di Harris hanno contattato anche la società Tesla durante le operazioni per sapere come spegnere rapidamente l'incendio delle batterie, ma sono servite comunque circa 4 ore. Ecco, questa mi sembra un po' una cazzata, cioè mi sembra un'assurdità perché io ancora 2 anni fa parlai con un mio amico che lavora nei vigili del fuoco e il problema delle batterie che prendono fuoco e che non le puoi spegnere e che non riesci a spegnerle con dell'acqua semplice è un problema noto, si sa. Cioè, voglio dire, il mio amico che lavora nei vigili del fuoco lo sapeva già 2 anni fa, 3 anni fa, non so neanche quanto. Servono dei materiali estinguenti, delle sostanze estinguenti specifiche per spegnere il fuoco alimentato dalle batterie. Non basta l'acqua, lo sanno tutti, quindi che questi qua debbano chiamare la Tesla per farsi dire come fare per spegnere l'incendio mi sembra un po' una cazzata, perché se lo sa il mio amico che lavora nei vigili del fuoco qua in Italia, non lo devono sapere questi in America. Poi è vero che ci sono delle caserme dei vigili del fuoco che non si sono ancora dotate di questi materiali estinguenti, di queste sostanze estinguenti speciali. Però questo non è un problema di Tesla, non è un problema delle auto elettriche, qui è un problema più che altro delle amministrazioni locali che magari non danno i fondi adeguati alle caserme per dotarsi del materiale che serve per lavorare velocemente e in sicurezza. Non è certamente colpa delle auto, perché questo problema è un problema che si conosce, quindi ho aperto e chiuso subito una parentesi per quanto riguarda i vigili del fuoco. Le vittime sarebbero due uomini, il cognato del proprietario della Tesla ha riferito che l'uomo aveva intenzione di fare un giro con l'auto in compagnia del suo migliore amico, l'auto è uscita dal vialetto della casa per poi schiantarsi dopo poche centinaia di metri. Il cognato della vittima ha detto anche che l'uomo è stato trovato in posizione verticale sul sedile del passeggero, il che potrebbe escludere che sia saltato via dal sedile di guida per scappare dall'incendio. Tra l'altro una cosa molto complessa da fare, perché comunque c'è il tunnel, bene o male c'è il portaoggetti centrale col bracciolo, cioè non è neanche facile. Una Tesla Model S, come del resto anche una Model 3, è abbastanza, diciamo, filante, è tipo una coupé quattro porte, quindi il padiglione è anche basso, insomma non è facile. Le indagini sull'incidente, specialmente dopo che prendi una botta del genere, le indagini sull'incidente tuttavia non sono ancora concluse. L'articolo di Move dice l'autopilot delle Tesla non può guidare in mancanza di un conducente che tocca il volante con continuità. Se ravvisa l'assenza del guidatore, l'autopilot segnala visivamente, prima, aggiungo io, e acusticamente, poi, di riprendere il controllo del mezzo a una distanza di circa 15 secondi uno dall'altro, diciamo questi due diversi tipi di segnalazione, e se l'assenza persiste, l'auto rallenta l'andatura fino a fermarsi. E aggiungo io, poi ti mette anche in punizione, non te lo fa usare tipo per 15 giorni, una roba del genere.
Il conducente potrebbe essersi allontanato dal posto di guida della Model S prima che l'auto attivasse le contromisure di sicurezza e contrariamente a un fatale errore di valutazione del pilota automatico. Non è però ancora confermato che l'incidente sia dovuto all'uso della guida autonoma del veicolo e si attende il prosieguo delle indagini. Questo per quanto riguarda l'articolo di Move. Poi sono andato a vedere chiaramente Electrek, che è il sito americano, il blog americano che parla quasi esclusivamente di Tesla, come me, e allora ho tradotto l'articolo. E l'articolo dice, ovviamente, essendo in America, do per scontato che abbiano magari delle notizie più precise rispetto a noi, che sono poi notizie riportate, che vengono travisate, manipolate, per quanto comunque di Move sia solitamente insomma una testata, un blog molto serio, però magari ha preso una notizia rimaneggiata o già a cui era stato messo mano. E qui dice appunto: un veicolo Tesla si è schiantato contro l'albero, questo lo sappiamo già. La polizia crede che nessuno fosse al posto di guida, il che potrebbe significare che questo potrebbe essere il primo decesso a causa di un guidatore Tesla che scherzava sul sedile posteriore. Ovviamente la traduzione è di quelle letterali, quindi insomma fa un po' sorridere a volte, ma comunque insomma è così. Qui dà gli stessi elementi di prima. La polizia locale ha detto che il veicolo viaggiava ad alta velocità, ha mancato una svolta, ha colpito un albero e si è subito incendiato, lasciando i due occupanti morti. La polizia anche ha detto che nessuno era al posto di guida, quindi questa cosa viene confermata. Dice che l'agente Mark Herman dell'Harris County Precinct ha detto che l'indagine ha mostrato che nessuno stava guidando la Tesla 2019 completamente elettrica quando è venuto l'incidente. C'è una persona sul sedile passeggero anteriore dell'auto e una sul sedile posteriore. L'incidente è stato segnalato come coinvolgente modalità di guida autonomo o di guida autonoma dei media locali. Quindi qua è già un elemento in contrasto rispetto all'articolo che ho letto prima. Dunque, poi dice: le caratteristiche attuali di questo pacchetto sono considerate funzioni di assistenza alla guida di livello 2 e richiedono che un guidatore sia attento e pronto a prendere il controllo in ogni momento, dice Electrek. Un membro della famiglia del proprietario di Tesla ha detto alle notizie locali, insomma ai news locali, che è saltato sul sedile posteriore della Tesla poco dopo essere uscito dal vialetto per fare un giro con il suo migliore amico. Quindi il membro della famiglia, il cognato, dicevano prima, in realtà l'ha visto, no, fare questa mossa. L'incidente è avvenuto solo poche centinaia di metri dopo l'inizio della corsa. I conducenti di Tesla non dovrebbero alzarsi dal posto di guida mentre utilizzano funzioni di assistenza alla guida come il pilota automatico. Ma alcuni di loro hanno reso popolare questa pratica pericolosa sui social media, e questo è un elemento in più che ci aiuta, diciamo, a capire meglio cosa potrebbe essere successo. All'inizio di quest'anno abbiamo riferito di una star di TikTok che pubblicava un video di se stesso che dorme sul sedile posteriore mentre la sua Tesla Model 3 era col pilota automatico. L'ho visto anch'io, non ci avevo fatto un video perché insomma non voglio dare spazio agli idioti. Ha persino pubblicato un video dietro le quinte su TikTok per mostrare come è stato fatto, anche se è illegale guidare un veicolo a motore in un modo pericoloso per il pubblico, cioè per se stesso e per gli altri. L'unico sistema di monitoraggio del conducente di Tesla, questa era la cosa che vi volevo dire, ve la leggo insomma qua tradotta da Electrek, ma ormai si sa, ci avevo fatto anche mi pare un paio di video l'anno scorso. L'unico sistema di monitoraggio del conducente di Tesla che garantisce che qualcuno sia al posto di guida prestando attenzione quando si utilizza il pilota automatico è un sensore di coppia sul volante che richiede a qualcuno di applicare la coppia sul volante, cioè un sensore che sente se c'è un peso, se viene applicata una forza, e se non sente questo disattiva i sistemi di autopilot, di autoguida o di guida assistita, insomma chiamiamola come vogliamo. Tuttavia alcuni proprietari lo hanno evitato, cioè lo hanno aggirato, posizionando dei pesi sul volante per ingannare il sistema di Tesla, tipo le cavigliere e quelle lì con la sabbia dentro da palestra. Ho visto gente legarci le bottigliette d'acqua da 50 cc, insomma, ne ho viste di tutti i colori, per fare i fenomeni sui TikTok, sugli Instagram, su queste cose qua, su Instagram, su queste cose qua. E io credo che questo sia l'ennesimo, voglio dire, c'è poco da indagare a mio modo di vedere, è l'ennesima goliardata pro social, pro TikTok e pro stories di Instagram che è finita male. Insomma, si sa che non si deve fare i furbi, e
sappiamo che l'obiettivo di Tesla è arrivare alla guida completamente autonoma, ma è ancora presto, non è proprio dietro l'angolo. Le normative americane sono un po' più permissive rispetto a quelle europee. In Europa comunque le normative non permetterebbero attualmente di poter utilizzare un sistema di guida completamente autonoma. In America probabilmente sì, come ho letto più volte, ma diciamo che forse i tempi sono ancora un attimino acerbi. La cosa vera è cercare di non fare gli stupidi, di non fare i somari per fare i fenomeni su TikTok. Cioè, non applichiamo cavigliere o pesi sul volante per fare i video che dormiamo col cuscino contro il finestrino laterale. Cioè, già voglio dire, affidarsi ad un autopilota bisogna fidarsi, ci vuole della fiducia. Io ce l'ho, ma ho quello base, vabbè, ma io non lo uso mai, nel senso che beh, la mia macchina piace guidarla a me, proprio per il piacere di guidarla. Ma poi non sono uno che si affiderebbe così proprio a occhi chiusi all'autopilota. E se poi si vogliono fare anche i fenomeni, probabilmente poi succedono queste cose qua. Credo che ci sia poco da indagare, credo che la cosa sia già molto chiara e molto ben delineata. Ovviamente adesso i media si lanceranno, attiveranno la solita macchina del fango per lanciarsi contro Tesla e l'automobile Tesla per dire che non sono sicuro, per gettare delle ombre, per dire che l'autopilot è una buffonata, che non va bene, tutto quanto. In realtà, se si utilizza nella maniera in cui deve essere utilizzato, è un sistema che aumenta molte X volte la sicurezza della guida. Farlo da incoscienti o da idioti purtroppo può portare a queste cose. Darwin diceva che è una selezione naturale. Io non voglio essere cattivo come Darwin, però effettivamente quando si vedono queste notizie che servono, ripeto, solo ai media che danno addosso a Tesla, alle sue automobili, al suo mondo per fare appunto del casino, ecco, direi, insomma, cerchiamo di non fare gli asini, cerchiamo di non fare gli stupidi. Utilizziamo, se lo vogliamo utilizzare, utilizziamolo come va utilizzato e non facciamo i fenomeni.